Quello che vi posso assicurare è che in questo momento siamo assolutamente convinti che vada affrontato in modo collettivo. Nei momenti di difficoltà bisogna essere tutti uniti. Collettivo significa evidentemente prima di tutto grande compattezza e chiarezza tra società, tecnici e calciatori, ma significa anche collettivamente coinvolgimento della stampa, che per noi è fondamentale, parlare con la stampa, soprattutto da parte della società, e attraverso la stampa e i mezzi di comunicazione parlare con i tifosi, quindi avere anche un rapporto con i tifosi sincero, schietto, e quindi anche con la città. Di questo ne siamo convinti. Io ho avuto la conferma che abbiamo un gruppo di uomini veri. Di fatto questo l'abbiamo già visto anche poi domenica. C'è stato un cambiamento di atteggiamento mentale, soprattutto mentale, nella partita di domenica. Al di là che si sia messa positivamente la partita dopo due o tre minuti, però la squadra aveva avuto un approccio già alla preparazione della gara molto diverso. C'era un atteggiamento, se vogliamo, molto chiuso. La squadra in questo momento si è chiusa quasi a guscio, no? Dentro un guscio dove stanno lavorando, stanno cercando di... perché hanno capito che oggi siamo in una situazione di grande rischio, perché il rischio è quello della retrocessione. Chi va in campo oggi, a partire dalla partita col Parma, ma questo valeva anche per Udine, deve avere, al di là delle sue caratteristiche, tempo e coraggio. Bisogna avere molto coraggio, non bisogna avere paura di niente ad affrontare queste situazioni. Fino a che non saremo salvi, la società parla, l'allenatore parla, però i giocatori resteranno in silenzio stampa, perché preferiamo mantenerli concentrati sul loro obiettivo. È una condivisione che abbiamo portato avanti con loro, e quindi voi sapete che io sono sempre per parlare, mai per silenziare, però in questo momento abbiamo bisogno che loro trovino la loro concentrazione. Non c'entrano assolutamente gli episodi, cioè non c'è stata nessun tipo di critica, anzi, alla stampa. Questo ve lo dico e ve lo ha chiesto Vivaio di dirlo con grande serenità. L'allenatore deve gestire gli aspetti tecnici, ha bisogno di una società con le idee chiare di supporto che lo aiuti a gestire anche gli aspetti comportamentali. Forse è rimasto qualche settimana da solo a gestire questo, da solo no, però sicuramente la crisi di identità che c'è stata, ve l'ho detto anche nei giorni scorsi, per qualche settimana, qualche decisione presa o non presa, evidentemente questo non vuole essere una scusa per dire sollevare nessuno dalle proprie responsabilità, però certamente allenatore e società devono vivere condividere gli stessi sentimenti, condividere le stesse opinioni su qualche giocatore, perché c'è il giocatore che è caratterialmente più forte, quello che è meno forte. Quello che vi posso dire è che questo è un gruppo sano. Diciamo che nel momento in cui una figura non è legittimata, tra virgolette, nel ruolo, è inutile che ci nascondiamo, cioè, voglio dire, io per l'interesse della squadra non ho voluto spingere sull'acceleratore, perché può darsi che no, e quindi non ho voluto creare né all'allenatore né alla squadra delle turbative, né all'ambiente, quindi mi sono messo in una posizione, diciamo, di utilità, tra virgolette, però capisco anche un allenatore, una squadra che non sa bene quello che succede sopra, voglio dire, no? Perché uno legge una cosa, poi legge un'altra, o sente una cosa, sente un'altra. Quindi certamente non ha fatto bene. Per quanto mi riguarda, io non ho ancora firmato, ci siamo stretti la mano con il geometra, con Francesca, per cui io penso che sia, essendo tutti uomini di buoni principi, c'è qualcuno che sta scrivendo gli accordi che abbiamo preso, per cui per me la situazione è chiusa. Intanto è un contratto come quelli che sono previsti nel mio piano quando sarà approvato, che prevede una parte mista e una parte variabile, 50% fisso e 50% variabile, quindi io ho messo in condizione la società di avere una remunerazione pari al 50% di quella che è una remunerazione e il 50% variabile, e la maggior parte dei risultati economici variabili sono legati all'andamento economico della società, non a risultati sportivi. Io dovrei nel giro di pochi giorni firmare l'accordo. Domani? No, domani non lo so, qualche giorno. C'era già nel contratto di qualche giocatore un premio salvezza, allora per uniformare tutto non solo abbiamo messo un premio salvezza, ma abbiamo messo un premio a vittoria, cioè nelle ultime 5 gare c'è un premio per ogni singola vittoria importante. Noi avevamo fatto un accordo in Lega con la classe arbitrale, tutte le società, dove di queste cose bisognava parlarne solamente fra di noi in privato, diciamo, non andare attraverso i giornali. Anche quando qualche società l'ha fatto, andando fuori da questa logica, abbiamo preferito mantenere questo impegno con la classe arbitrale. Però forse, come dico io,
così, onesti sì, ma ingenui no. Io apro una parentesi, dopo ingenui scrivo coglioni no, cioè ingenui sì, coglioni no. Quindi non vorrei che questa nostra così, responsabile rispetto delle regole avesse fatto pensare a qualcuno che tanto questi non dicono niente. Ecco, questo non vorrei che fosse il messaggio che è passato. Quindi noi continueremo la nostra strada di collaborazione, perché non è facile fare gli arbitri in un momento poi particolare, ancora storico del nostro calcio. Però è anche vero che bisogna, così come la classe arbitrale chiede rispetto, chiediamo rispetto. Il rispetto credo che ci sia, chiediamo che ci sia la stessa collaborazione, se non altro, a discutere in modo chiaro. Quando noi sbagliamo mettiamo i nostri errori, ecco, però vediamo che si stanno accentuando questi errori, quindi è una riflessione che ho voluto fare pubblica per far passare anche un segnale, diciamo, noi non abbiamo niente contro nessuno, però abbiamo piacere che di far sapere che le cose non è che non le abbiamo viste, abbiamo accettato che era un accordo di collaborazione, però adesso forse è venuto il momento di parlare.